Ciao a tutti amanti dell'Urbex e benvenuti in questo nuovo video qui sul nostro canale YouTube di Urbex NJ. Se volete acquistare una torcia con prestazioni eccellenti e soprattutto pagarla anche qualcosina in meno, allora seguite il video fino alla fine. Compagna di mille e più avventure di noi esploratori di luoghi abbandonati e non solo, è sicuramente la torcia. Una torcia che può essere appunto usata da chiunque, non solo da noi esploratori, ma può essere utilizzata in casa quando va via la corrente, sul lavoro o anche, a maggior ragione, in casi di emergenza. Finalmente, e ringrazio Olight Italia per questo regalo, ci è arrivata la loro torcia. Amanti dell'Urbex, guardatela qua, guardate, e in più, oltre a questa torcia, che è quella che andremo a recensire oggi, ci hanno regalato, sempre all'interno di questo pacco, questa mini torcia qua. Anche questa, comunque, vedete, veramente molto molto utile. Ma adesso andiamo a fare l'unboxing, quindi andiamo a scoprire cosa c'è all'interno di questo pacco. Amanti dell'Urbex, allora, la torcia è arrivata all'interno di questo pacco qua. Come vedete, praticamente è una sorta di pluriball, quindi comunque anche durante la spedizione sicuramente la torcia, qualora dovesse aver preso dei colpi, perché può succedere durante la spedizione, non ha subito danni, proprio perché il pacco della torcia stesso è rivestito da questa carta. Sì, più che altro è plastica, vedete, è il classico pluriball. Naturalmente questo era scocciato e chiuso così. Poi ovviamente, per ovvi motivi, io l'ho aperto. Ma adesso andiamo a vedere la scatola della torcia. Allora, io la scatola l'ho già quasi aperta, perché volevo mostrarvi una cosa. Vedete di come la scatola sia magnetica. Sentite? Quindi anche questa è una cosa molto molto bella. Io non sono uno che acquista così tante cose, quindi è la prima volta che vedo, guardate, vedete, una scatola magnetica. Ma adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola, che, come vedete, è anche, ve lo ripeto, a me già dalla scatola piace. Naturalmente io, appena mi è arrivata, e ringrazio ancora la Olight, ho aperto la scatola perché non vedevo l'ora di provarla. Ma adesso andiamo ad aprire insieme a voi la scatola per vederne il contenuto. Io vi ricordo, amanti dell'Urbex, che se volete acquistare questa torcia con lo sconto, e non stiamo parlando di uno sconto banale, o in più, se volete acquistare qualsiasi prodotto Olight con lo sconto, seguite il video fino alla fine, perché poi ci sarà un codice sconto dedicato esclusivamente a voi, dove potrete acquistare sia la torcia ma soprattutto altri prodotti Olight con uno sconto importante. Quindi mi raccomando, seguite il video fino alla fine. Appena ho aperto la scatola ho notato questo. È una scritta in inglese, ve la leggo. Thank you for being a part of our Olight family. Your support is why we do this. Enjoy. Quindi ve la traduco in italiano. Grazie per essere parte della famiglia di Olight. Noi facciamo questo per il tuo supporto. Divertiti. Targato Olight Team. Quindi anche questa, ragazzi, può sembrare una cavolata, ma comunque fa molto piacere. Naturalmente la torcia me l'hanno spedita, perché poi, come sto facendo in questo momento, dovrò andarla a recensire. Quindi vedremo sia pregi, ma soprattutto anche difetti, perché poi una recensione deve essere imparziale. Allora, prima di tutto, come prima cosa, e sono stati molto bravi a metterlo subito all'inizio della scatola, troviamo questo, che è importantissimo. Praticamente, per iniziare ad utilizzare la torcia, vedete, io naturalmente per ovvi motivi l'ho già fatto, dobbiamo andare a rimuovere la parte sopra, una pellicola, vedete? Ma soprattutto dobbiamo andare a rimuovere un'altra pellicola che si trova all'interno della batteria. Se non facciamo queste due azioni, amanti dell'Urbex, la torcia non possiamo utilizzarla. Quindi hanno fatto benissimo i nostri amici di Olight a metterla subito in primo piano, così almeno uno è impossibile che non veda la prima istruzione per utilizzare questa torcia. Quindi rimuovere la pellicola da dove esce la luce e soprattutto rimuovere la pellicola che si trova all'interno, svitando la torcia nella batteria, vedete? Cosa troviamo all'interno della scatola? Allora, troviamo questi tre oggetti. Io partirei da questo. Naturalmente, come vedete, il manuale di istruzioni. Su questo, amanti dell'Urbex, non mi soffermerei più di tanto, più che altro perché
Naturalmente quello che interessa a noi è sapere che ci sia il manuale in italiano. Naturalmente per ovvi motivi c'è. Vi faccio un esempio: oltre ad esserci naturalmente le solite lingue inglese, tedesco, spagnolo e francese, c'è anche il giapponese e il cinese, per farvi capire. Quindi anche questo è un manuale veramente molto molto completo, e qui vi dà tutte le istruzioni per andare a usare in maniera corretta la nostra torcia o light. Vedete, io qua sono partito a caso dalla figura 5, figura 6 e infine c'è la figura 7. Poi naturalmente vi andrò a spiegare cosa sono questi tasti, no? Adesso, una volta che vedremo il contenuto della scatola, vi andrò ad inquadrare la torcia, che come avete visto dalla scatola è veramente molto molto bella. Quindi lasciamo da parte il manuale di istruzioni e concentriamoci su altri due oggetti. No, sono quattro le cose che possiamo trovare all'interno. Allora, questo è il caricabatterie. Vedete? È un caricabatterie magnetico, quindi questa parte qua poi naturalmente va sul dorso, diciamo così, della torcia, e può essere caricata con una semplice entrata USB. Quindi se avete, che ne so, la presa del vostro caricabatterie, infilate dentro l'entrata USB e la potete caricare tranquillamente con la spina, come appunto qualsiasi altro qualsiasi telefono. Invece, come me, quando siete in esplorazione, se in macchina avete l'entrata USB, la potete caricare anche in macchina. Quindi è veramente una cosa molto comoda, perché praticamente, amanti dell'Urbex, questa torcia qua la possiamo caricare ovunque. Passiamo al prossimo oggetto. Questo è un gancio, amanti dell'Urbex. Quindi banalmente agganciamo la nostra torcia a questo gancio e possiamo anche metterla al polso. Quindi volendo abbiamo anche questa scelta. Quindi qualora non volessimo metterla via e prenderla ogni volta, la possiamo agganciare e possiamo tenerla. Vedete? Aspettate che ce la faccio. Vedete? Aspettate un attimo, possiamo tenerla anche agganciata al polso. Io naturalmente per ovvi motivi non ho agganciato la torcia, però è molto comodo. La cosa più bella, oltre la torcia, naturalmente, amanti dell'Urbex, è questa, è la custodia. Allora, prima di tutto vedete che è marchiato Olight, eccolo qua, aspettate, perfetto. In più ha il velcro, vedete? Quindi noi, naturalmente, all'interno, dove ho esattamente il dito, possiamo andare a mettere la torcia e tramite questo gancio possiamo anche regolare la lunghezza. Vedete? In più vi dicevo che prima, oltre alla torcia che interessa a noi, ci è arrivata anche una mini torcia. Ebbene, c'è anche la custodia, dove ho esattamente il dito in questo momento, c'è anche la custodia per quella torcia lì, o meglio c'è anche la protezione. Vedete, dove ho le due dita, volendo si può infilare anche quella torcia lì. E questo sinceramente è la cosa che più mi ha colpito all'interno appunto della scatola. Quindi adesso però andremo a vedere la nostra torcia Olight. Prima di mostrarvi la torcia, però, vabbè, a parte il grazie, la torcia era inserita in queste due, diciamo, staffe che la tenevano immobile. Quindi, come vi dicevo prima, dal pacco con i mille bolle intorno alla scatola comunque molto solida e alla posizione stabile della torcia, è praticamente impossibile che alla vostra torcia succeda qualcosa durante la spedizione, o non per forza durante la spedizione, magari, che ne so, vi arriva il pacco, vi cade, beh, potete stare tranquilli, perché comunque tra il mille bolle, tra la scatola veramente molto solida e tramite queste due staffe che la tengono veramente immobile, la vostra torcia Olight è al sicuro. Ma adesso andiamo a vedere, eccola qua, in questo momento andiamo a vedere la nostra torcia Olight, che arriva a
ancora in questo involucro. Questo però è un involucro banalissimo, quasi in plastica, vedete, questo è veramente finissimo. Adesso la tiro fuori e andiamo a vedere com'è la nostra torcia Olight Marauder Mini. Ok ragazzi, questa è la nostra torcia Olight. Guardate che bello il design, tra l'altro è veramente cortissima perché stiamo parlando di 13 cm come lunghezza per un peso, compresa la batteria, di 460 grammi circa. Però guardate che bello il design. Allora, la prima cosa che noto è che non è leggerissima, naturalmente come vi dicevo prima stiamo parlando di circa 400 grammi, 460 grammi, quindi comunque ragazzi si sta parlando quasi di mezzo chilo di torcia. Però guardate, io il design lo adoro. Il design lo adoro, qua tra l'altro ovviamente come giusto che sia c'è la marca dell'azienda, quindi Olight. Adesso ve la giro perché andiamo a vedere un po' nei dettagli cosa fa cosa. Allora, questo è il tasto per accenderla, vedete? Qui sotto poi c'è l'indicatore naturalmente che va a segnalare la batteria, quindi questo vuol dire che la batteria... No, scusatemi, allora questo vuol dire che più girate la manovella verso sinistra e più aumentate la luce, mentre da questa parte c'è la batteria. Naturalmente poi ragazzi noi dovremmo andare a testare la torcia in un posto abbandonato, quindi seguite il video fino alla fine sia per lo sconto ma soprattutto per vedere il test su campo. Qui invece ragazzi non sono i fanali della macchina ma è la tipologia di luce. Allora c'è la tipologia di luce, diciamo così, più allargata, quindi come quasi un faro, e c'è la classica torcia che poi vi mostra la parte tonda della luce. Però vi ripeto ragazzi, naturalmente dobbiamo andarla a testare su campo. La giro perché poi qui c'è l'impugnatura. Devo dire che è molto comodo tenerla in mano e tra l'altro sull'impugnatura, vedete, dov'è che me lo son perso? Eccola qua, ci sono anche le caratteristiche che interessano a noi, quindi quelle che vi dicevo prima, 7000 lumen, quindi di illuminazione, e 600 metri di gittata, quindi alla massima potenza la nostra torcia riesce a illuminare fino a 600 metri. Ragazzi, stiamo parlando più di mezzo chilometro e quasi di un chilometro intero, quindi veramente ringrazio ancora una volta Olight per avermi mandato questa favola. E come vi dicevo prima, vediamo se riesco a farvelo vedere, questo è per caricare la nostra torcia Olight. Anche questo è magnetico, quindi noi cosa facciamo? Andiamo a prendere il caricabatterie e lo appoggiamo sopra. Vedete? Oh, poi naturalmente dobbiamo collegare la presa USB a un'entrata. Però in questo modo, semplicissimo, carichiamo la nostra torcia Olight. Come vi dicevo prima, amanti dell'Urbex, prima di andarla a testare su campo e poi vi dirò dove andiamo, qui ci sono tutte le specifiche. Vedete, naturalmente a noi non avrebbe senso leggere tutti questi dati anche perché sono dati tecnici, però facciamo un esempio. Voglio usare la modalità floodlight. Allora, floodlight, io ho una distanza, vedete che poi ci sono tanti modelli di floodlight, ho una distanza coperta di 310 metri con L7, con L6 copro fino a 150 metri, con L4 copro fino a 100 metri. E qui, runtime, guardate, vedete, c'è la durata in termini di minuti. Quindi si va dalle 21 ore... vedete che sono tantissime, amanti dell'Urbex, fino alle 35 ore e 30 minuti, scendendo la nostra torcia in base alla modalità spotlight può durare anche molto di più, può durare 43 ore e 30 minuti, quindi avanti dell'Urbex 24 48, vuol dire che questa modalità qua, con questa luce qua in L1, a parte la gittata, la distanza di 140 metri, ma come potete vedere può durare quasi 2 giorni.
Adesso però, amanti dell'urbex, noi dobbiamo andare a testare su campo la nostra torcia. E secondo voi, dov'è che andiamo a testare una torcia? Naturalmente andiamo in un posto abbandonato. Ve lo ripeto, rimanete sintonizzati fino alla fine, uno per vedere dove andremo a testarla, quindi in quale luogo abbandonato andremo a testare la nostra torcia su campo, ma soprattutto rimanete fino alla fine perché solo così potrete conoscere il codice sconto per comprare questa torcia scontata, ma più in generale tutti i prodotti o light scontati. E non stiamo parlando di uno sconto banale. Amanti dell'urbex, come avrete sicuramente capito, mi trovo in macchina perché ci stiamo recando al posto abbandonato per testare su campo la torcia protagonista del video recensione di oggi. Quindi ci vediamo tra poco nel posto abbandonato. Siamo venuti al manicomio di Mombello. Tra l'altro, ovviamente non sono da solo, ma oggi mi accompagna Gianluca, che si è unito direttamente dal nostro gruppo WhatsApp. E mi aiuterà gentilmente, si è concesso, mi aiuterà anche con le riprese. Adesso però, siccome non è un video esplorazione, poi naturalmente Mombello è visto e rivisto, iper mega visto, ci addentreremo insieme a Gianluca ovviamente nei sotterranei, che tra l'altro sono uno dei tanti sotterranei, è lì per provare la torcia. Quindi restate sintonizzati fino alla fine, come vi dicevo prima, per scoprire il codice sconto per acquistare la torcia e soprattutto il codice sconto personalizzato ovviamente per acquistare anche altri prodotti marchiati o light scontati. Ok, amanti dell'urbex, adesso andiamo a provare la nostra torcia o light. Ringrazio Gianluca per le riprese. Andiamo. Allora, questa diciamo che è la modalità normale, quindi vedete già quanto stia illuminando. Adesso c'è il fascio di luce diretto, grazie Gianluca per riprenderlo, direi di addentrarci nei sotterranei. Ecco, adesso ce l'ho ad esempio alla massima potenza e comunque il muro è vicino. Adesso che di là i sotterranei si snodano, vi faccio vedere quanta agitata. Andiamo, grazie Gianluca. Ok ragazzi, allora, di là i sotterranei, Gian, se ti puoi avvicinare anche a me direttamente, allora se ti, di là i sotterranei proseguono, guardate il fascio di luce fino a quanto arriva, si vede Gian, giusto? Sì, sì. E se io dovessi cambiare la modalità, quindi la metto in modalità faro, come la chiamo io, guardate, cioè, sembra praticamente giorno. Dai, andiamo a fare un giro di là con questa modalità, Gian, che dici? Ok, andiamo. Andiamo. Io ragazzi vi ricordo che per acquistare questa torcia vi metterò tutti i link in descrizione, dove tra l'altro con un altro link potete acquistare i prodotti Olight con lo sconto. Vi segnalo tutto nella descrizione, poi naturalmente a fine video vi dico tutto. Andiamo. Ecco, per parlare un po' di urbex, notate un po' le ragnatele, le condizioni del manicomio naturalmente sono messe molto, molto male. Tra l'altro, tornando alla torcia, non è leggerissima. Questo è forse l'unico difettuccio piccolo che riesco a trovare, perché come vi dicevo prima, compresa la scatola, pesa più o meno un 500 grammi. Ovviamente secondo me si può maneggiare, anche un bambino potrebbe maneggiarla, però l'unico difetto che riesco a trovargli, a trovarle, è la pesantezza. Andiamo. Ecco, cambiamo modalità. Quindi adesso, perfetto, utilizziamo ancora questa. Allora,
Ragazzi, di là prosegue. Non so se voi lo sentite, ma non credo. Comunque c'è anche l'eco, quindi di là i sotterranei, guardate. Vieni già, inoltriamoci. Però la torcia, cioè, perché c'è anche l'eco, la torcia riesce a illuminare perfettamente anche fino lì. Quindi è veramente una torcia bomba, come dico io. Scusami. Un'altra cosa bella, ragazzi, innanzitutto ringrazio Light per averci mandato la torcia. La torcia precedente che ci avevano mandato si surriscaldava subito e arrivava quasi a scottare. Questa invece, nonostante la stia tenendo in mano comunque da un po' di minuti, è ancora a temperatura normale. Quindi ecco un altro pregio, oltre al fascio di luce, che riesco a trovare a questa torcia. Più avanti poi, magari nei sotterranei, vi mostrerò altre illuminazioni che ci permette di fare questa torcia. Andiamo. Tu, Gianluca, cosa preferisci? Preferisci la modalità faro o la modalità cerchio? Io sarò controcorrente, ma preferisco la modalità cerchio. Tu perché allora, arriva lontano. Vai. Allora usiamo la modalità cerchio. Vai. Attenzione alla testa, qui. Ok. Gianluca, tu non eri mai stato a Mombello? No, prima perfetto, volta in assoluto. Perfetto. Allora, ragazzi, adesso sto utilizzando la modalità soffusa. Vedete comunque di come illumini bene. Naturalmente non è la modalità che stavamo usando prima, però anche se uno, nel caso in cui non volesse avere tutta questa luce, non so, per fare delle cose particolari, questa torcia ti dà la possibilità anche di usare questa luce, diciamo così, soffusa, come l'ho chiamata io. Proseguiamo. Allora, ragazzi, come vi dicevo prima, questa torcia ha veramente tante tante funzionalità. Vi dico la verità, sono stato un pirla, lo dico proprio chiaramente, non ho letto le istruzioni, infatti Gianluca lo può testimoniare, ci ho messo 20 minuti solo per accenderla, vero Gian? Vero, confermo. Esatto, purtroppo. Però adesso, vedete che ce l'ho sulla coscia, perché non voglio spegnerla, sennò ci rimetterei altri 20 minuti per accenderla, però guardate qua, c'è il fascio di luce color rosso. Non sembra, perché comunque qui c'è una grata in fondo anche, quindi la luce filtra, però qualora fossimo al buio vi assicuro che anche questa modalità red, sto improvvisando i nomi, è molto molto interessante. Ecco, magari adesso Gianluca andiamo a destra e andiamo nei sotterranei, così la proviamo al buio completo. Un po' inquietante questo rosso. Sì, sì, sono d'accordo, molto molto inquietante, infatti io un po' l'urbex, un po' i sotterranei, un po' questa luce mi sto cagando addosso. Marco, hai spento di nuovo la torcia? Sì, ho spento di nuovo la torcia e l'ho detto prima che non volevo spegnere. Io propongo una cosa però, prendo io la videocamera e Gianluca parla della torcia. Faccio cambio, io vengo dietro la telecamera, credo per la prima volta, e la torcia la do a Gianluca. Poi vediamo che a questa distanza... Ah, oh, amico, così, così ci siamo. Abbiamo il giorno. Così ci siamo. Allora, ragazzi, adesso tramite Gianluca, se riusciamo, vi facciamo vedere... ecco, basta. Allora. Vai. Questo rosso. Creepy. Mamma mia. Verde, verde speranza, speriamo di uscire. Verde esplorazione. Verde, e poi blu, bellissima, sì. Tanta roba. E anche queste possiamo regolare l'intensità. L'intensità. Cosa ne pensi, Gian, di questa torcia? Ma è molto... Ah, ok, il fascio diretto invece ce l'abbiamo solo in bianco. Sì, 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 sì. Beh, mamma mia, sembra giorno così. È molto potente, davvero diventa giorno, sì, quando lo utilizzi. Sì, diciamo più che altro, se avessi letto le istruzioni sarebbe stato molto più facile. Le tue istruzioni sarebbe stato più semplice. Lo ammetto, sono d'accordo. Sì, fa parte, vai, di pure. Fa parte dell'effetto avventura. Effetto sorpresa, bravo, sono d'accordo. Sì, errore mio che non ho letto le istruzioni, perché mamma mia, così mi fa veramente paura. Il rosso questo è per quelli che fanno urbex una volta quando vengono con te, così. Ah, siamo arrivati alla fine. No. Come vi dicevo prima, amanti dell'urbex, aia, la torcia comunque tra me e Gian la stiamo tenendo accesa da un po' di minuti e la batteria comunque non ne risente, mentre l'altra torcia, quella che ho io ad esempio, dopo pochi minuti già la luce inizia a essere... ad abbassarsi come intensità, naturalmente, mentre questa, e Gian ce lo sta mostrando, non dà segni di,
di scarica, quindi anche questo molto positivo, un altro punto di forza di questa torcia. Come vi dicevo prima, a casa, prima di venire al manicomio di Mombello, in base alla modalità riesce a resistere accesa anche 2 giorni, per la precisione 43 ore e qualche minuto. Quindi ragazzi, se questa torcia costa 220 euro, un motivo ci sarà. Però voi che state guardando questo video la potrete avere scontata, e tra l'altro non di poco, però solo se rimanete fino alla fine del video. Cioè, comunque guardate ragazzi, vedete, puntalo di là Gian, guardate, siamo di giorno, guardate dove arriva il fascio di luce. Adesso sei alla massima potenza, sì, con la modalità cerchio. Cioè ragazzi, porca miseria, mamma mia, tanta roba. Sì, stavo dicendo porca troia, sono sincero, però mi sono contenuto. Ecco, qua è leggermente più buio perché la vegetazione, tra l'altro è bellissimo questo angolino, è veramente fantastico. Anche all'esterno, sì, 600 metri di gittata, quindi più di 500 metri si vede benissimo, più di 500 metri di distanza copre, veramente... veramente paurosa. E questa torcia la potrete avere scontata solo se guardate il video fino alla fine, e se guardate il video fino alla fine saprete anche come acquistare altri prodotti targati Olight sempre con il nostro codice sconto. Allora ragazzi, in conclusione, questa torcia sia io che Gianluca l'abbiamo trovata ottima. Come avete visto, ha tante modalità di utilizzo, ci ho messo un po' ad accenderla, anche Gian abbiamo imprecato per accenderla, però questo purtroppo è stato un mio errore perché non ho letto le istruzioni. Comunque, come vi ho detto a casa, le istruzioni sono molto intuitive, sono molto semplici. Non ho trovato particolari difetti a questa torcia. Prima con Gian dicevamo che dopo un po' la mano ti suda per questa impugnatura che adesso Gian vi sta inquadrando, quindi la mano tende un po' a sudare dopo un po' che la si tiene in mano. E un'altra cosa che diciamo non è proprio il massimo è il peso. Non stiamo parlando di una torcia che pesa 20 kg naturalmente, però 400 grammi da tenere in mano, soprattutto per un periodo di tempo molto lungo, non è che sia proprio il massimo della vita. Naturalmente io devo fare una recensione imparziale, però a parte questi due piccoli difettucci, per il resto ragazzi è veramente una signora torcia. Avanti dell'Urbex, in conclusione, quella di Olight, che ringrazio pubblicamente per averci fornito questa torcia, è sicuramente un'ottima torcia. Avete visto di quanta luce faccia, l'abbiamo testata anche ovviamente su campo, in questo luogo abbandonato. Vi ricordo che ci troviamo nel manicomio di Mombello. Gianluca ha potuto constatare veramente la potenza di questa torcia. Avete visto che praticamente nei sotterranei, completamente al buio, era praticamente giorno. Poi le modalità rosso, verde, blu, la luce soffusa, che poi Gianluca, non so se siete d'accordo, soffusa mica tanto, quindi in conclusione, ecco, se dovessi assegnare un punteggio Urbex anche a questa torcia, un bel 9 punti Urbex, sicuramente questa torcia se li merita tutti. Adesso, amanti dell'Urbex, aprite bene le orecchie, perché per acquistare questa torcia vi lascio il link in descrizione. Il link è esclusivo di Urbex MJ, quindi qualora voi doveste cliccare nel primo link che vi lascio qua sotto, avrete già diritto ad uno sconto del 35% su questa torcia. Quindi cosa vuol dire? La torcia, scusatemi, più o meno costa 220 euro, uno sconto del 35% equivale a 70 euro, quindi andreste a pagarla più o meno 130-140 euro, euro più, euro meno. E secondo me, secondo perlomeno il mio punto di vista, ne vale davvero la pena. Quindi, per concludere, o meglio per spiegare meglio, nel primo link trovate il vostro link esclusivo. Cliccandoci sopra avrete già uno sconto senza fare niente, solo acquistando questa torcia, del 35%. Amanti dell'Urbex, attenzione, perché se volete acquistare qualsiasi altro prodotto targato Olight potete farlo. Anche qui c'è uno sconto del 15% sui prodotti non scontati. Quindi cosa dovete fare? Dovete cliccare nella descrizione, vi lascio il link, il secondo link, voi aprite il link e andrete ad inserire questo codice sconto che vi lascio qua sotto, Urbex 15. Quindi se volete acquistare un qualsiasi prodotto non scontato di Olight, entrate
entrate nel secondo link e inserite il codice qua sotto, urbex15, e godrete del 15% di sconto su tutti i prodotti Olite non scontati. Amanti dell'Urbex, siamo così giunti alla fine di questa recensione. Abbiamo recensito, grazie a Olight, questa torcia, la Mini Marauder. Veramente molto molto bella, veramente molto molto efficiente, e se uno vuole esplorare, secondo me, è la torcia adatta a tutti gli esploratori del mondo Urbex. Io ringrazio Gianluca per avermi assistito in questa recensione. Siamo venuti in uno dei posti più belli e suggestivi d'Italia, ovvero il manicomio di Mombello, che tra l'altro è stata anche la mia prima esplorazione Urbex. Io vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto e ve lo ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i link per trovare la torcia scontata del 35%, ma per acquistare soprattutto gli altri prodotti non scontati utilizzando il nostro codice Urbex15. Quindi sui prodotti non scontati avrete uno sconto del 15% grazie a questo codice. Io vi ringrazio dal manicomio di Mombello, ci vediamo come sempre domenica prossima per un nuovo video esplorazione, come sempre qui su Urbex MJ, domenica alle ore 15. Ciao!